Bennati, che giro d'Italia è fino a questo momento? Beh, un giro d'Italia duro perché, guarda, ieri e oggi ho avuto, cioè, sono voluto stare lì sulla linea d'arrivo e i corridori, anche quelli di classifica, si vede, arrivano molto stanchi, però insomma, ciclismo si sa che è uno sport per duri, però ancora ne vedremo delle belle secondo me, perché l'ultima tappa con l'arrivo a Marmolada è veramente tosta. Chi ti sembra il più in palla in salita dei tre lì davanti? Ma oggi per esempio mi ha dato nuovamente un'ottima impressione Carapaz, perché qui sull'arrivo ha sprintato molto bene, segno che sta recuperando molto bene le fatiche, però Hindley sta pedalando altrettanto molto bene e secondo me è quello forse più pericoloso per Carapaz in questo momento. Ti chiedo una cosa, in chiave abruzzese come ti spieghi questa grandissima prestazione di Giulio Ciccone a Cogne e poi queste due giornate di difficoltà quando aveva comunque indovinato la fuga giusta? Ma guarda, io credo che sicuramente un po' tutto l'andamento della preparazione per il Giro d'Italia di Giulio è stata comunque complicata, quindi si è presentata questo Giro d'Italia in buone condizioni ma non in perfette condizioni, e è normale che comunque dopo quella vittoria bellissima che è riuscito a cogliere, probabilmente le fatiche anche per lui si fanno sentire e non è che ci possiamo aspettare tutti i giorni un exploit da Giulio. Io credo che sta facendo il massimo per le potenzialità che ha in questo momento, perché comunque ha avuto un avvicinamento molto complicato e la stagione è ancora lunga, ancora due tappe a disposizione e ci potrà riprovare.